È un grande esperto di musica e lo conosciamo soprattutto per la sua collezione di spartiti, ma Carlo Pagliucci, toscano da 50 anni ormai ad Ostia, è un suonatore di fisarmonica. Perché hai cominciato a suonare la fisarmonica? Mio babbo suonava il mandolino e nel dopoguerra era di grande moda la fisarmonica per uomini e ragazze. E così cominciai con uno strumento popolare ad Arezzo. Ascolta, che caratteristiche ci vogliono per suonare la fisarmonica? Beh, la fisarmonica, come tutti gli strumenti, ci vuole prima cosa un po' d'orecchio, non necessariamente molto, e poi il solito grande impegno. E poi non smettere mai, anche poco, di suonare. Un po' bisogna continuare, se no dopo qualche anno si dimentica tutto. Senti, è ancora uno strumento in voga, come dire, di moda. Ah beh, ora è peggiorato da un lato perché non è più così diffuso e popolare come un tempo, un po' circondato da tutti questi suoni elettronici moderni che per me non sono musicali, ma dall'altro invece è migliorato come livello di qualità, essendo entrato, come pronosticò Verdi oltre 100 anni fa, al conservatorio come strumento classico. Ascolta, la tua passione per questo strumento è tale che mi pare sia uscito proprio da qualche giorno un libro. Sì, giusto, il libro eccolo qua, A suon di fisarmonica. a suon di fisarmonica, sì, era un pegno, un mio impegno a riconoscere la passione e l'amore per la musica che mi ha indotto questo signore qui, il mio insegnante di musica, Mariottini, per cui ho scritto un libro sulla fisarmonica tracciando il suo insegnamento di quest'uomo che morì tra la musica quasi ai 90 anni.